Siamo a Messina, a casa di Leonardo. Portami un padre che ha amato così tanto sua figlia. Un padre la cui unica gioia è stata rovinata. Solo lui potrà parlarmi di pazienza. Ma non esiste un uomo simile, perché gli uomini sono bravi a dar consigli e dispensare parole di conforto nei momenti di dolore. Ma se li assaggiano, i loro consigli si trasformano in disperazione. Il quale ha una figlia, Ero. Se così è, significa che l'amore non è per di astuzia. Cupido colpisce o con la freccia o con l'arguzia. Coloro che mi accusano lo sanno. Io non so nulla. Fidanzata con Claudio. Semplice, che non voglio più sposarla, che non voglio annodare la mia anima con quella di una nota prostituta. Che è il migliore amico di Benedetto. Certo, non oso giurare che l'amore non possa trasformarmi in un mollusco, ma una cosa mi sento di giurare. Prima di ridurmi come gli altri a un tale stato di imbecillità, dovrò riuscire a far di me un'ostrica. E adesso vi narriamo la storia. Ferma, ti stai dimenticando di Beatrice. Lei è il sale di questo spettacolo, ne è il fulcro. Senza di lei molto rumore per nulla non esisterebbe. Nipote di Leonardo e cugina di Ero. È un po' un'isterica e usa largamente l'ironia. Non per nulla è chiamata signora di sdegno. Però è pur sempre una brava zitella. Chiedo cosa vi spinga ancora a parlare, signor Benedetto. Qui nessuno mi ascolta. Signore Dio. E anche questa è fatta. E così tutti trovano il loro posto nel mondo. Mentre io resto qui, ferma, impalata di seccarmi al sole. E posso andarmi a sedere in un angolo, urlando al mondo, datemi un marito! Strano come ogni cosa che non so. Avrei potuto anch'io potervi dire di non amare nulla più di voi. Ah, non credeteci, per carità, anche se non sto mentendo, insomma, nulla affermo e nulla nego. Sono triste per mia cugina. Ebbene sì, ci sono più attrici che interpretano Beatrice. I ruoli femminili sono sempre così pochi che bisogna sempre spezzarli. Scrivetene di più. C'è anche una bellissima colonna sonora. Stavo dicendo che ha proprio una bellissima colonna sonora, perché la canto io. Sai no more. Per favore, risparmiaci. Fermi tutti, non avete capito. Io sono il personaggio più importante. Sono il capo della ronda. Poi sì, ci sono gli altri, cioè Ugo Focaccia, che non si sente molto, ma sa leggere e scrivere. E poi c'è Giorgio Carbone che quando si impegna, ad esempio quando regge la lanterna, è proprio un bravo uomo. Io porto la lanterna. Sì, ma quella è una candela. Però, su, di cosa stiamo parlando? Se non ci fossi io, chissà dove andrebbero a finire.
Ma basta, non si è capito nulla. Esatto, basta! Non si può lavorare così, la nostra ronda ha pur sempre una dignità. Ma noi stiamo facendo un trailer, così non si capisce niente. La stessa rete ora va tesa lei. E questo è compito di vostra figlia e delle donne del suo seguito. Il bello sarà vedere loro due che pensano di essere pazzi l'uno dell'altra e in realtà non è vero. Questa scena me la voglio godere, non me la voglio di certo perdere. Ma ora, per prima cosa, mandiamo lei da lui e che lo inviti per pranzo. Ugo Focaccia oppure Giorgio Carbone, perché sanno di leggere e di scrivere. Ero occupato a profumare l'ambiente e a incensare una stanza ammuffita. Contro mia volontà, sono qui inviata per dirvi di venire dentro a pranzo. Questo non può essere uno scherzo. La conversazione aveva un tono serio. E la conferma di questa verità viene da Ero. Amare me? Perché? Tu non sospetti dunque la mia carica? Non sospetti i miei anni? Se il sagrestano fosse qui a mettere a verbale pezzo d'asino. Ma voi signori, ricordatelo bene, io sono un asino. Vabbè, avete capito? Molto rumore per nulla.